Benvenuti a questa nuova edizione dello Student IG. Oggi parleremo di violenza sulle donne. Secondo gli ultimi dati raccolti, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali o di qualsiasi altra forma. Questo è il servizio di Cannino e Luciani. Buongiorno a tutti, oggi vi parleremo della violenza sulle donne. Essa riguarda la violenza contro il genere femminile di tutte le età, differenziata in diverse forme di tipo fisico, psicologico, sessuale, attraverso minacce, abusi, aggressioni, arrivando anche al femminicidio. Ritenuta una violenza dei diritti umani discriminando le donne in base al loro sesso. La maggior parte delle donne che subisce violenza però non ha la forza per denunciare l'accaduto. In Italia, secondo alcuni dati Instat, il 20,2% della popolazione italiana femminile subisce della violenza fisica. Il 21% della violenza sessuale e il 5,4% atti più gravi come lo stupro. Secondo un rapporto dell'ONU, la violenza domestica è aumentata durante la quarantena. Nei primi 3 mesi è salita del 20%. Secondo lei, perché la maggior parte delle donne non denuncia l'accaduto? Perché hanno paura. Paura di non essere ascoltate, di non essere credute. Ecco, le dirò questo, perché queste cose a volte, sì, anche in famiglia, senza arrivare a delle cose molto estreme, c'è sempre un qualcosa. Se uno si è sposato perché credeva nel matrimonio e amava la persona che ha sposato, ha sempre questo pensiero che è stato un brutto momento, che cambierà, perché è il bene che uno si vuole. Ma sono anche del parere che quando la cosa si protrae bisogna cercare di denunciare, di fare di tutto, perché non è possibile che una donna sia bistrattata per paura appunto, che c'è chi ha famiglia, no? Quindi può essere che magari ha paura di ripercussioni sulla propria famiglia personale, quella che si è creata, quindi sui figli, la società che non ti aiuta. Stiamo iniziando, come ti dicevo, io sono iscritta all'Unione Donne Italiane, all'UDI qua a Ferrara, si sta iniziando a fare qualcosa per queste donne che subiscono violenza. Per cui mi raccomando, denunciate e rivolgetevi anche al Centro Donne Giustizia. Sono in vigore le nuove misure antismog per tutta la regione Emilia-Romagna. Il servizio di Mazzini e Castagna. Dal 1 ottobre fino al 31 gennaio 2021 sono tornate in vigore in Emilia-Romagna, in particolare nel territorio ferrarese, le misure per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti. Sono stati imposti limiti o blocchi ai veicoli diesel fino all'Euro 3, i benzina fino all'Euro 1 e ciclomotori pre-Euro. I limiti, in via ordinaria, saranno in vigore durante le domeniche ecologiche e dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Sempre in tema ambientale, dal 1 ottobre al 31 marzo è inoltre in vigore lo stop all'utilizzo di camionetti, stufa legno o pellet per il riscaldamento domestico di classe 1 e 2 stelle negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento. Biden ha eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti, che prevale su Trump con 290 voti. Il conteggio dei voti per l'elezione del 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Biden prevale su Trump con 290 voti e annuncia il suo piano per il futuro. Le elezioni USA hanno raggiunto una conclusione e la maggioranza si è schierata a favore del Partito Democratico di Joe Biden con 290 voti contro i 214 di Donald Trump e del Partito Repubblicano.
Il nuovo presidente Biden ha subito indetto un discorso alla nazione per illustrare le sue nuove mosse per quanto riguarda il futuro. Sarà un presidente che unisce, non uno che divide. Queste le parole di Joe Biden durante il discorso, dove ha annunciato di voler sistemare la situazione Covid, riunire il popolo americano e ritrattare gli accordi di Parigi. Non sono mancate le dichiarazioni da parte dell'opposizione, che vedono Donald Trump urlare alla frode elettorale per potersi risiedere nuovamente all'interno dello studio Oval. Stanno cercando di rubarci le elezioni, ma non glielo permetterò. Le parole di Trump riecheggiano su Twitter, che però sembrano essere ignorate da coloro i quali hanno annunciato la vittoria di Biden. Non ci resta che aspettare quelle che saranno le mosse del 46esimo presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa dell'assalto al Congresso in America? Esibizionismo? Quello che pensiamo tutti, che è stata una follia, insomma, una cosa da incomprensibile, o perlomeno comprensibile da una certa, per quello che è il pensiero della destra, ma non sicuramente non una cosa democratica. Ecco, no? È importante mangiare bene per vivere una vita longeva e in salute. Il servizio sulla corretta alimentazione. Parleremo di sana alimentazione. Uno stile di vita sano abbinato ad una corretta alimentazione ci aiuteranno a restare in salute e evitare l'insorgere di diverse malattie. Però dal momento che è diversa e ogni corpo ha esigenze alimentari differenti, non esistono regole universali per un'alimentazione sana. I consigli che vi andremo ad illustrare successivamente vi aiuteranno a definire una corretta alimentazione in modo da restare in salute e migliorare le vostre prestazioni sportive. Il primo consiglio è quello di utilizzare tutta la varietà di alimenti, in quanto nessun alimento contiene tutti i nutrienti necessari. Inoltre è molto importante consumare cibi naturali e non troppo lavorati, quindi senza troppi additivi e senza conservanti. Il terzo consiglio è quello di aprire gli oli vegetali, evitando quindi dolci e cibi fritti, preferendo invece per esempio pesce, avocado e noci. L'ultimo consiglio è quello di assumere sufficienti liquidi e rimanere sempre idratati. È infatti consigliato bere almeno 2 litri di acqua al giorno. E come gestite la vostra alimentazione? Ok, io non sono né vegetariano né vegano, mangio di tutto e cerco di mangiare il più salutare possibile senza farmi mancare niente. Di limitare i carboidrati, di concentrarli eventualmente durante le prime ore del mattino, colazione, pranzo, cerco di integrare con molta frutta e verdura, anche se molto difficile. Poi dopo spesso, purtroppo, come si vede, mi concedo degli sgarri. Essere vegani fa male, è una moda, fa bene o è pericoloso? Pericoloso. Diventare vegani è la scelta migliore per cambiare al meglio il mondo. Si salvano animali, si combatte la fame, si salva l'ambiente e si migliora la propria salute. Questa scelta di vita è un'etica di rispetto per gli animali, per impegnarsi a non nuocere loro e si estende a ogni tipo di settore, evitando perciò l'utilizzo di prodotti derivanti da essi, come arredare, vestirsi, per la cura di se stessi e della casa. I vegani non mangiano alcun tipo di cibo che abbia derivazione animale, dunque no, carne, pesce, uova, latticini e derivati. Ma il mondo green è colmo di ottimi nutrienti in grado di sostituire le proteine animali. La dieta vegana si basa su cereali integrali e vegetali. Si assume anche calcio tramite bevande vegetali come latte di soia, mandorle e avena, ma anche con yogurt o semplice acqua ed in aggiunta semi e frutta secca. Per l'assorbimento di ferro è opportuno un'integrazione di vitamina C fresca. La dieta vegana può essere golosa e molto colorata grazie al largo utilizzo di materie fresche e vegetali ricche di vitamine. Perciò risulta essere sana, se equilibrata e ragionata, combatte colesterolo alto, sovrappeso e ipertensione. Cosa ne pensate della dieta vegana? Porto totale rispetto nei confronti di chi ovviamente fa una scelta, che è una scelta etica, immagino, prima ancora che legata a una questione alimentare, per cui massimo rispetto per chi è vegano, ci mancherebbe altro, ovviamente però sono punti di vista che secondo me non possono essere giudicati, perché comunque ognuno ha una propria etica, un proprio modo di valutare, insomma, questo tipo di questioni. Leggo qualcosa in giro, sento qualcosa in giro, ma non conosco le modalità. In Italia sono più di 100.000 gli animali abbandonati dopo le vacanze estive. È giusto il carcere? L'abbandono degli animali. Sono più di 100.000 gli animali che vengono abbandonati ogni anno durante le vacanze estive. Vediamo qualche motivazione. In alcuni casi si può senza dubbio trattarsi di persone ammalate o molto anziane che si rivolgono all'ente protezione animali per dare in affidamento i propri cuccioli.
Di solito i meno fortunati sono quelli di grandi tagli o poco gradevoli, che risultano ammalati o semplicemente sporchi. I padroni, invece che affidarsi ad amici e parenti per tenere i propri animali, decidono di abbandonarli per strada. Cosa ne pensa dell'abbandono degli animali? Secondo lei è giusta una sanzione o comunque una punizione per chi commette questa cosa? Certo, Beh, guarda con chi parli. Certo, gli animali sono una compagnia assolutamente indispensabile per l'uomo, anzi aumentano la loro sensibilità. È tale che richiederebbe una sanzione e anche una punizione, perché non è ammissibile maltrattare un essere vivente. L'animale è un essere vivente. A maggior ragione le sanzioni per quelli che sono proprietari, ossia quelli che si assumono la responsabilità di adottare e di tenere in casa un cane, un gatto, che sono gli animali domestici più ricorrenti, per poi maltrattarli. Questa è una cosa assurda. Se non sei in grado di custodirli e di voler loro bene, con tutto quello che ciò comporta, nessuno ti obbliga a prenderli. Quando però li prendi hai un obbligo morale, perché è un essere vivente e come tale non puoi permettiti di maltrattarlo. Tendenze di moda 2020. Lo stile vintage domina i vestiti dell'autunno-inverno 2020. Oggi parliamo della moda 2020-2021, autunno-inverno. Uno dei trend saranno le scarpe a punta squadrata, zeppe, lacci e plateau, mentre per i cappotti e giubbotti ci saranno le spalline larghe che richiameranno gli anni 80. Per chi non lo sapesse, nella collezione autunno-inverno 2020-2021 c'è molto di moda la pelle e il vinile in colori come il rosso e il nero, che richiamano appunto per il look uno stile aggressivo e sensuale. Il trend molto usato sarà quello animalier zebrato e maculato, usato molto anche nell'estate 2020 sia dalle femmine che dai maschi. Addio alle maxi bag, alle micro bag e zainetti. Il look ladylike è più in voga che mai per il trend autunno-inverno 2020-2021. Ci saranno le borsette piccole che richiameranno l'eleganza e la raffinatezza, come la nuova borsa che hanno fatto da Gucci, Jackie. La Dior Bottega Veneta, gli stilisti non hanno più dubbio. Uno dei trend maggiori per questo autunno-inverno 2020 saranno le frange, non solo le solite chic a cui siamo abituati. Ebbene sì, tornerà di moda la vita bassa, quindi addio alla vita alta nei nostri armadi. Vita bassa per gonne, pantaloni e jeans. Non solo collane e bracciali vistosi, per questo autunno-inverno andranno di moda le catene, che rendono lo stile più rock, sia sul décolleté che magari in borse e accessori. Lo sport nel ferrarese, quali sono gli sport più apprezzati dai ferraresi? Oggi non parleremo soltanto del calcio, ma anche della pallavolo, del rugby e del pugilato. A Ferrara ci sono tantissime società calcistiche, tra cui anche il San Luca, il Frutteti e il Caos. Tuttavia tra queste emerge la SPAL, ex squadra di Serie A, attualmente in B, la quale vanta i giovanili molto forti. In particolare l'Under 16 con allenatore Mister Rivalta. Non è la prima volta infatti che le giovanili della SPAL portano a casa un risultato notevole, mostrando le proprie abilità e riuscendo appunto ad arrivare secondo in classifica. Le immagini che avete appena visto mostrano i pallapalestre. Qui allenano i fratelli Dura, Massimiliano e Alessandro. Entrambi sono stati campioni del mondo, seguendo le tracce del loro padre, Carlos Duran. La cosa più importante da dire su questi due allenatori formidabili è che l'unica cosa che non gli manca è la voglia di allenare. Infatti Massimiliano continua a allenare i professionisti, mentre il fratello minore Alessandro, commentatore di DAZN e sostenitore dell'idea che lo sport non può fermarsi,
ha infatti protestato contro i vari decreti di chiusura e adesso continua ad allenare i suoi atleti al di fuori della struttura per la palestra, rispettando le regole e con molta voglia di farla. Veramente un grande esempio da seguire sono questi due allenatori e sono appunto da prendere spunto. Pure il rugby non scherza, anche se quest'anno non ci sarà il campionato a causa Covid, non vanno dimenticate le imprese che ha fatto l'Under 18 l'anno scorso. Sì, infatti la squadra dell'Under 18 è riuscita ad ottenere risultati notevoli battendo grandi squadre d'elite grazie all'allenatore Piero Tellarini, e ha fatto un'impresa quasi impossibile, si potrebbe dire. È riuscito, nonostante gli infortuni più o meno gravi ai giocatori, a battere le giovanili considerate più forti d'Italia. Sfortuna volle che la squadra è andata sciolta tra chi è andato in prima squadra a rinforzarla e chi invece è andato in club più prestigiosi a seguito di grandi prestazioni fatte l'anno precedente. Passo la parola di nuovo al mio collega che fa la pallavolo. Anche la Quattro Torri, la squadra di pallavolo, ha ottenuto dei risultati notevoli e purtroppo, dato il nuovo DPCM, ha cessato l'attività. Da qui è tutto, arrivederci dallo Student TG. Quali sono gli sport emergenti a Ferrara? Allora, sicuramente lo skate. Io facevo skate, ho fatto skate 15 anni e vedo che lo skate park Le Mura di Ferrara, quello dietro l'Ipercop, sta andando molto. Vabbè, skateboard sicuramente, perché non credo sia uno sport molto praticato. E poi credo anche un certo chuckball, che so che viene fatto da pochi anni qua a Ferrara. E poi basta. Da Castagna e Greghi dello Student TG è tutto. Vi auguriamo una buona giornata.